Enrica Bonaccorti, attraverso un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, ha detto la sua sul caso che ha travolto Memo Remigi a Oggi è un altro giorno. Il cantante ha fatto scivolare in diretta la mano sul sedere di Jessica Morlacchi che si è sentita giustamente offesa. I media e i social, dopo che l'episodio è diventato virale, si sono scagliati contro il musicista. La Bonaccorti non vuole partecipare a tale gogna e in parte ha difeso l'uomo, seppur condanna il suo gesto. Andrò in TV a difendere Remigi. Di certo mi massacreranno sui social, ha esordito la conduttrice savonese, anticipando ciò che potrebbe accadere. Quindi si addentra nella vicenda, ricordando che anche a lei capitò un fatto simile. Erano però altri tempi, un'epoca in cui determinati atteggiamenti erano tollerati per non dire avallati dalla società. A me capitò a teatro che due attori mi dessero pacche sul sedere. Ma era 50 anni fa ed eravamo figli di un'epoca che finalmente si sta sgretolando. Remigi lo conosce di persona. Al netto di ciò, ha assicurato che non è un uomo libidinoso, come è stato detto e sostenuto da molti. Di sicuro è un brutto gesto, ma lasciargli questo marchio di libidinoso a 84 anni. Bonaccorti non ha usato mezzi termini e ha parlato di gesto maschilista e inopportuno. Dall'altro lato ha sottolineato che non ha alcuna intenzione di buttargli addosso fango. Seppur le giustificazioni del cantante sono parse una vera e propria arrampicata sugli il gesto di Memo è stato inopportuno e maschilista. Aggiungo che io mi sono sempre definita orgogliosamente femminista e che sono stata guardata male per questo da tutti gli uomini e purtroppo anche da tante donne. Eppure oggi non mi scaglio contro Memo. Anche se lo rimprovero sia per il gesto che per le giustificazioni. Arrampicate sugli specchi. E se lei avesse potuto fargli da portavoce, dopo che il caso è scoppiato, che cosa avrebbe detto? In che modo Remigi avrebbe potuto tirarsi fuori dall'impaccio in cui si è ficcato? Avrei voluto sentirgli dire: mi dispiace tanto e mi scuso. È stato uno sbaglio figlio della cultura maschilista di una volta che sdoganava parole e gesti oggi inaccettabili. Aiutato da un cameratismo che ho evidentemente equivocato.
We'll be right back.